Ancora un pareggio dopo quello di Teramo per il Pescara, che non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Pontedera, che trova il gol del pari a 2 minuti dal termine. All'Adriatico si vede il solito Pescara, prima sciupone poi remissivo, che deve recitare soprattutto il mea culpa per l'ennesima occasione sciupata. Auteri, che deve rinunciare al nazionale sorrentino, allo squalificato Ingrosso e agli infortunati Drudi e Blanuta, non deroga dal 4-3-3 con Iacobucci a difesa dei pali della porta abruzzese. In difesa spazio a Gherardi, mentre in attacco ci sono Ferrari, Dursi e Clemenza. I toscani rispondono con il 3-5-1-1. Partenza lanciata degli ospiti con Iacobucci, chiamato al lavoro al primo minuto per respingere il tiro di Regoli, e con l'azione che poi prosegue con il pallone che finisce a Magnaghi, che di testa colpisce in pieno la traversa che salva la difesa abruzzese. Timoroso il Delfino in avvio, ma al sesto sugli sviluppi di un angolo Dursi colpisce di testa mandando la sfera di un soffio al lato. Al decimo colpo di testa di Ferrari, quasi a botta sicura, con Melgrati che salva sulla linea di un soffio, e con i biancazzurri che chiedono il gol, ma con il direttore di gara che fa proseguire. Al sedicesimo ancora Pescara pericoloso con la punizione di Pontisso e la palla che termina sul palo della porta toscana con Gherardi, che poi sul proseguimento dell'azione conclude trovando il salvataggio dell'estremo ospite. E ora quasi un tiro al bersaglio con la squadra di Maraia in evidente difficoltà, e che dopo però una fase di stanca si rivede al 29esimo con il tiro ravvicinato di Magnaghi, che trova però la risposta pronta di Iacobucci. Si arriva poi negli ultimi minuti di partita con Clemenza, che al 43esimo termina a terra in area toscana dopo un contrasto chiedendo il penalty, e con Marotta di Sapri che lascia proseguire nella ripresa al 7esimo, azione in velocità dei padroni di casa con il tiro finale di Pompetti, che chiama al salvataggio in angolo il portiere del Pontedera. Il Pescara sbuffa, soffre al 15esimo, trova però il meritato vantaggio con l'eurogol di Luca Clemenza, che con una conclusione pregevole mette il pallone alle spalle del portiere toscano, facendo esplodere l'Adriatico per l'1-0. Festeggia con i compagni l'ex giocatore della Juventus Under 23, che tocca quota 6 nella classifica marcatori. Gara che sembra mettersi in discesa per i padroni di casa, con Uteri che al 20esimo manda in campo anche Rauti per Dursi, e con il Delfino che però si accontenta e rischia tantissimo poi al 28esimo con la strepitosa parata di Iacobucci su Regoli, e con il portiere pescarese che salva solo per qualche minuto porta il risultato in un finale poi di partita che regala invece solo amarezze al Pescara, con il pareggio di Mutton per il Pontedera al 43esimo. Schiuma rabbia la formazione abruzzese, punita dopo essere stata troppo remissiva e costretta così ad inseguire ancora il terzo posto, che resta ampiamente alla portata nonostante il rallentamento nelle ultime due gare, con appena 2 punti conquistati. E domenica prossima altra tappa fondamentale con la Lucchese, altra toscana sulla strada del Pescara, ma occorrerà al Porta Elisa una prova concreta per portare a casa i 3 punti.